Benvenuti a questo speciale Class NBC dagli studi di Londra di CNBC Europe. Oggi il nostro gradito ospite Simone Cimminelli, ministro delegato, CEO di iStat. Benvenuto Simone, grazie per aver accolto il nostro invito per parlare di startups italiane che in realtà voi state poi portando in giro per il mondo, da Londra a Pechino a New York. C'era stato, come forse ricorderemo, un evento a Londra a inizio anno, adesso l'ultimo invece qualche giorno fa a Pechino. Come sono andate le cose? Perché, come detto, far conoscere il Made in Italy al di fuori dell'Italia, al di fuori dell'Europa, sicuramente non è facile, ma sicuramente molto importante. Di successo, immagino. Un ottimo successo. Ricorderai la data di metà aprile a Londra e questa di Pechino appena conclusasi. 9 start-up, 40 milioni di capitale già raccolto e 40 milioni in raccolta, che rappresentano il meglio del digitale e dell'innovazione italiana, che hanno incontrato ogni volta 200 investitori locali. In questa edizione sono state particolarmente apprezzate le innovazioni più spinte, quelle nel campo industriale, dell'healthcare. Ci viene riconosciuta una capacità di Made in Italy e anche di Think in Italy, 9 progetti che hanno avuto un deciso buon riscontro. Quindi ogni società ha incontrato qualcosa come 200 investitori, o perlomeno c'erano 200 investitori che comunque hanno incontrato queste società italiane. Quindi in Cina la risposta deve essere stata sicuramente molto molto buona, Simone. Sì. Cosa avete potuto sentire? Che cosa si respira? Che idea si respira per quanto riguarda soprattutto il Made in Italy, appunto, a Pechino? Allora, la stanza di 200 persone, di cui 50-100 i principali investitori e fondi cinesi, oltre che importantissime family office e famiglie cinesi. Il feedback è stato incredibilmente positivo, un po' il feedback che abbiamo anche avuto su Londra. Si scopre un'Italia che non è solo l'Italia del fashion, del food o di quei settori tradizionali, ma anche realtà capaci di innovare nel mondo dell'healthcare, nell'industrial più evoluto, nell'intelligenza artificiale, e vediamo soprattutto che la risposta degli investitori, anche con i follow-up che ci sono in questi giorni, in queste settimane dopo l'evento, stanno continuando numerosi, segno di un deciso interesse per l'iniziativa e per i progetti. Ecco, questo sicuramente fa molto molto piacere, quindi non avete incontrato difficoltà da questo punto di vista, l'interesse c'è. Però stavamo dicendo i settori, quali sono? Allora, sono tutti comunque settore tecnologico, ma in ogni caso tecnologia avanzata. Abbiamo parlato quindi anche di cos'è, robotica? Se, fatmi dare magari qualche esempio, ne citerei tre. Un progetto che è Wearable Robotics, un'iniziativa promossa dall'Istituto Sant'Anna e con dei dottorati dell'Istituto, dove un esoscheletro a supporto della riabilitazione per poter fare riabilitazione dell'arto superiore e inferiore, con diversi patent livello globale già ottenuti. Un progetto di Orbit nell'orbita, nel mondo dello spazio, quindi raccoglie quella che è la spazzatura spaziale, un progetto che nasce da una mente italiana che dall'America rientra in Italia e prova a fare impresa in Italia. È un progetto che si è anche affermato in Silicon Valley, con ormai oltre più di 100 dipendenti, nel campo dell'intelligenza artificiale, una tecnologia in grado di far leggere alle macchine il testo ed estrapolarne i concetti principali. Questo livello di innovazione è stato particolarmente apprezzato, rappresenta quello che è l'edge della tecnologia che in Italia in questo momento è possibile trovare. Questo sembra davvero molto, molto interessante, perché sono veramente innovazioni anche come idea, non solamente a livello tecnologico molto molto avanzato, però le idee sono sicuramente idee e poi capacità di esecuzione, un mix delle due cose che viene apprezzata. Devo dire che il feedback degli investitori cinesi, come di quelli londinesi, quando guardano all'innovazione che arriva dall'Italia, viene apprezzata per tre motivi principalmente. C'è un motivo strutturale: viene riconosciuta la capacità di fare impresa, di innovare, tipica italiana, e dell'accademia e dei centri di ricerca italiani. Viene poi vista un'opportunità tattica, nel senso quello che è il costo del lavoro nel mondo digitale in Italia è ancora contenuto rispetto ad hub più evoluti come questo di Londra. E poi il mondo del venture capital in Italia, essendo ancora contenuto nei volumi, è un mercato poco liquido, e queste innovazioni, se nascessero a Londra o in altre geografie, avrebbero dei prezzi decisamente più inflazionati delle opportunità che rappresentano in Italia.
Quindi questi i motivi principali per cui si guarda con grande attenzione a queste start-up, Simone. E qual è stata la differenza, se c'è stata comunque, dell'attenzione che avete ricevuto per esempio a Londra e dell'attenzione che avete ricevuto invece a Pechino? La differenza nei due eventi è stato sicuramente il tipo di audience, molto più, abbiamo guardato molto di più ai family office e ai high net worth individual in Europa e invece di più ai fondi di investimento e agli istituzionali in Cina, e questo si è tradotto anche in un diverso tipo di appetito nell'innovazione, quindi Londra molto più digital, anche fintech, Cina molto più industrial, healthcare, in linea con quello che è Cina 2025, questo programma di innovazione promosso dal governo cinese. Ecco, come segue adesso la cosa? Dopo questi incontri ci sono stati investitori cinesi che sono entrati comunque nel capitale di alcune di queste società? Sì, siamo nella fase in cui si sono manifestati alcuni interessamenti. Questa è tipicamente una fase di gestazione che dopo un evento si porta via diverse settimane di iterazione e approfondimento. Certo. Ovviamente abbiamo lanciato un hashtag che è Show Me The Money. L'idea è che questo evento avrà successo nella misura in cui non solo saprà promuovere innovazione, ma farà anche da effettivo momento di incontro fra investitori e queste innovazioni. Per darti un numero, te lo accennavo prima, parliamo di 40 milioni delle start-up già raccolte prima dell'evento e 40 milioni quanto avevano in collocamento i nuovi progetti nel corso di questo evento. Quindi assolutamente ci siamo, insomma, centrato l'obiettivo completamente, Simone. I numeri invece a Londra quali sono stati? Quando vogliamo fare proprio quello che è un pochino un paragone, quando avete fatto l'evento qui in Gran Bretagna. Sì, su Londra il paragone si può fare sicuramente in termini di audience e presenza, numeri paragonabili, quindi il formato dei 200 invitati selezionati con le logiche di family office e istituzionali funziona, piace. E dal punto di vista di fase di sviluppo dei business, seppur abbiamo visto dei settori diversi, molto simili, quindi in realtà che hanno già fatto uno o due round di finanziamento, stanno già dimostrando delle metriche, quindi magari l'intorno del milione di euro di fatturato o più, hanno già una discreta capacità organizzativa con un team di 10 più persone, e poi i grossi round delle realtà che hanno presentato a Londra erano round nell'intorno dei 10-12 milioni. C'è stata ad esempio una startup italiana che ha presentato all'evento di Londra soldo nel settore fintech, a pochi mesi ha poi raccolto 13 milioni da uno dei principali investitori fintech del fintech UK. Quindi molto simili come team di startup, magari su settori diversi, un formato che diciamo è uno standard e va in giro per il mondo, con la prossima data quella di New York. Esatto, quindi adesso fra qualche mese sbarcate anche a New York, quindi diciamo proprio i punti principali, no? Gli hub principali proprio per fare start-up e soprattutto nel settore tecnologico, da Londra a Pechino, appunto all'America, in particolare New York. Ci dica qualcosa di più proprio di quelle che sono le prossime date, anzi il prossimo incontro in America. Sì, la data di New York arriva appunto come fine di questo World Tour, quindi appunto Londra, Pechino e New York, e serve appunto a dire c'è questo Made in Italy italiano, digitale, in giro per il mondo, c'è bisogno di allargare un mercato domestico ancora piccolo nel mondo del venture capital, ed ecco che iStarter porta le migliori startup italiane in giro negli hub della finanza. Su New York la sfida sarà particolarmente importante, è ancora un mercato ancora molto più sofisticato, stiamo parlando del principale mercato del venture capital nel mondo, ovviamente con le differenze fra East e West Coast, ma comunque stiamo parlando di un hub importantissimo. La sfida dei progetti che porteremo sarà quello di dimostrare che l'innovazione, la migliore innovazione italiana, non ha nulla da temere o nessuna referenza da dimostrare rispetto a quelli che sono i progetti che conosciamo e che vediamo partire dall'America. Ecco, tra l'altro ricordiamo un attimo anche il discorso Italia, molte di queste start-up proprio partite in Italia o nate comunque da italiani hanno fatto proprio successo all'estero. Quanto vedete in questo momento la difficoltà o l'opportunità comunque di fare impresa in Italia? Veniamo da una grossa crisi, la situazione sta sicuramente migliorando, c'è ancora spazio però per dei miglioramenti, per dare spazio a queste nuove voci, a queste nuove comunque capacità, moltissimi sono giovani, giovanissimi, ricordiamolo Simone, ecco, del nostro paese. Ma noi come iStarter nasciamo proprio perché vediamo in Italia un'opportunità, nel senso il nostro lavoro è
quello di portare, di aiutare a far crescere le migliori start-up italiane nel mondo. L'opportunità Italia è grossa perché i settori dove l'innovazione sta andando sono settori dove tradizionalmente l'Italia è forte. Per fare un'impresa di successo il capitale umano è la chiave principale e l'Italia può offrire del capitale umano di altissimo livello. C'è un collo di bottiglia, che è il collo di bottiglia dato dal mercato dei capitali nel mondo del venture, e la nostra risposta con l'evento di Made in Italy è quello di portare dei capitali dall'estero, raccontando e facendo conoscere quei capitali italiani, bravissimi imprenditori e bravissimi innovatori che ci sono e onestamente stanno crescendo in numero. E molte di queste società restano comunque basate in Italia, Simone, o comunque magari sono basate a Londra o magari si spostano anche nei paesi dove poi vengono eventualmente acquistate? Allora, non c'è mai l'idea di lasciare l'Italia, non è prendere i soldi per scappare, non è abbandonare il paese. Ci sono delle realtà italiane, ne abbiamo seguite diverse, che hanno dimostrato che si può fare quello che noi chiamiamo Think in Italy, avere la base tecnologica, il capitale umano, le risorse principali in Italia e andarsi a cercare i clienti, le risorse dove ci sono in giro per il mondo. In un mercato digitale, in un mercato globale, si può guardare all'Italia come un edge, come una posizione per avere un vantaggio. Questo sicuramente allora fa ancora più piacere. Tra l'altro voi siete stati comunque sponsorizzati da due nomi di grande successo, vogliamo ricordarli? Scusami? I vostri sponsor assolutamente di successo, quindi il Boston Consulting Group e poi abbiamo anche Caxin Media. Assolutamente, questo evento ha avuto negli anni il supporto di Boston Consulting Group come partner strategico. Sulla data di Cina ci ha supportato Caxin Media, quindi una delle realtà media più importanti del continente cinese, che ci ha chiesto di aumentare nei prossimi anni la collaborazione e con i quali abbiamo firmato un memorandum of understanding per aiutarli ad accedere all'innovazione italiana e europea per i loro lettori e per la loro base in Cina. E abbiamo avuto altrettanto importante il supporto di tutte le istituzioni italiane. Questo è un evento che succede grazie al supporto dell'ambasciata, dell'Istituto per il Commercio Estero, delle Camere di Commercio, del MISA, di tutti quei player istituzionali italiani che vedono un player privatistico come iStarter, supportato da grandi sponsor come citavi, fare qualcosa con la volontà di promuovere il nostro paese. Ecco, e questo è significativo che l'evento qui a Londra è stato comunque all'interno di Westminster, mentre a Pechino è stato all'interno dell'ambasciata italiana. Anche questo mi sembra molto rappresentativo. Simone, la scelta adesso del prossimo, appunto di New York, dove sarà basato, dove si terrà questo evento? Avete già un'idea? Abbiamo un po' di alternative, però i miei mi mangiano se lo dico ancora prima. Un segreto, quindi non lo diciamo. Lo diremo presto. Senta, invece, per concludere, dunque, abbiamo raccontato quello che è una situazione molto bella, molto ben accettata, molto di successo. Quali sono state però le sfide che avete dovuto superare all'inizio, quando siete partiti proprio con questo progetto? Beh, in realtà sfide ce ne sono ancora tantissime. Devo dire, abbiamo due sfide principali. Uno è il motivo per cui questo evento nasce. Riuscire a raccontare che c'è dell'Italia che sa fare innovazione nel campo digitale e nell'innovazione di cui parlavamo prima e non è solo legata alla tradizione. Quindi c'è tanta tradizione, si parte dalla tradizione, ma l'Italia ha qualcosa di più anche in campo innovativo e questo raccontarlo in giro per il mondo è stato di suo una sfida. E poi c'è un tema qualitativo, nel senso in Italia abbiamo delle realtà di estrema qualità, ma si contano con il contagocce, bisogna saperle selezionare con attenzione. E l'enfasi che mettiamo nel processo di selezione, grazie ai nostri equity partner che ci aiutano a valutare i progetti, è un processo estremamente strutturato, è una sfida che stiamo affrontando in questo periodo e che continuiamo ad affrontare dall'inizio, perché questo Made in Italy si vince solo se riesce a dimostrare la qualità nell'innovazione che è la stessa qualità che il Made in Italy dimostra nel fashion e negli altri settori tradizionali. Perfetto, quindi naturalmente in bocca al lupo, perché mi sembra assolutamente una bella iniziativa. Grazie. Ci rivedremo ancora intanto, Simone, grazie davvero per essere stato con noi. Simone Ciminelli, amministratore delegato di iStarter, grazie per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito in questo speciale Class CNBC dagli studi Luna di CNBC Europe. Noi torniamo ancora più tardi, restate con noi, a dopo.